Inaugurato stamane il nuovo sportello ATM Postamat dell'ufficio postale di Vibonati, un servizio aggiuntivo atteso da tempo che si va ad aggiungere a quello già presente nella frazione di Villammare e che è frutto della collaborazione istituzionale tra il comune di Vibonati e Poste Italiane. Soddisfatto il sindaco Manuel Borrelli, che nell'occasione ha voluto ringraziare l'ex primo cittadino Franco Brusco e gli assessori Jenny Gerbase e Luisito Giudice per i passi mossi verso questo obiettivo, e la dirigente di Poste Italiane, Maria Lea Pettolino, in prima linea nell'ascolto dei territori. È un risultato importante su cui abbiamo lavorato da alcuni anni e arriviamo oggi a questo risultato dopo un rapporto istituzionale incessante con Poste Italiane. Installiamo l'ATM, il Postamat a Vibonati, che ne era privo, cioè molti cittadini di Vibonati per poter effettuare un semplice prelievo erano costretti fino ad oggi a recarsi a Sapri o a Villammare per poter effettuare un prelievo, quindi c'era anche una difficoltà di natura oggettiva, una difficoltà per le persone più anziane, e quindi andiamo con questo strumento, un banale strumento, a potenziare l'ufficio postale di Vibonati con un ulteriore servizio operativo 24 ore su 24, e andiamo a dare una risposta anche a tutti quei turisti che d'estate vengono a Vibonati e che non potevano effettuare un pagamento o poter controllare un estratto conto o poter fare qualsiasi altra operazione. In questa mattinata Poste Italiane ha espresso consapevolezza circa l'importanza dei piccoli comuni e la volontà di dare attenzione alle loro istanze. Noi oggi qui testimoniamo direttamente con l'installazione di questo ATM Postamat la realizzazione di uno dei tanti impegni che abbiamo preso con i piccoli comuni, già a partire dal 2018, poi nel 2019, anche accompagnati da una serie di messaggi del Presidente della Repubblica, abbiamo preso una serie di impegni con i piccoli comuni proprio perché diciamo, ci siamo resi conto di quanto sono importanti per questo nostro sistema paese, e quindi abbiamo, devo dire la verità, proprio incontrato una domanda in questo senso, e perciò siamo contenti di proseguire oggi anche diciamo, nel immediato futuro e oltre con tutti gli impegni che abbiamo preso con vari piccoli comuni. Questa segue un filone già intrapreso dal top management di Poste Italiane, teso a valorizzare Poste Italiane nei piccoli centri, proprio per fidelizzare sempre più la clientela, per proporre sempre una gamma sempre più vasta di prodotti e quindi fare in modo che anche il cittadino sia al passo con i tempi, cosa che ha fatto Poste, evolvendosi, proponendo prodotti sia online ma soprattutto senza mai dimenticare il fattore umano.